Salve a tutti, buonasera e bentornati a Parliamoci Chiaro. Questa settimana ci occupiamo di un problema che non è nuovo ma che sta assumendo sempre di più i connotati di una vera e propria emergenza, quello abitativo. Dunque il tema dell'emergenza casa che torniamo ad affrontare alla luce di una situazione, quella attuale, particolarmente difficile per molte persone che un'abitazione non possono permettersela e allora si rivolgono magari ai servizi sociali, chi spera in una casa popolare. Sappiamo che Prato storicamente ha un numero di abitazioni per quanto riguarda gli alloggi popolari al di sotto di quello che meriterebbe, anche se tanti progetti sono stati messi in campo e parleremo anche di questi. E poi il problema più grosso forse al momento attuale, che è quello degli affitti particolarmente alti con poche case a disposizione. È da qui che vogliamo partire questa sera, è il tema che vogliamo affrontare con i nostri ospiti che vado a presentare, il vice sindaco Simone Faggi, anche assessore alle politiche sociali del Comune di Prato. Buonasera, grazie. A tutti. Saluto e ringrazio anche Marzia De Marzi, presidente di EPP Edilizia Pubblica Pratese. Buonasera. Marco Borselli, presidente dell'associazione Il Casolare. Buonasera. Buonasera. Qui accanto a me questa settimana Lucrezia Sandri. Ciao Lucrezia. Ciao Giancarlo, buonasera a tutti. Noi siamo qua come sempre dalla nostra postazione social, le news dall'Italia e non solo, ma anche pronti a leggere i vostri messaggi, quindi 331-1888-676, scriveteci e noi vi leggeremo. Abbiamo detto anzitutto il problema scottante, quello degli affitti. Quando si cerca casa, in cosa ci si imbatte? Vediamo. Di un immobile a Grignano di 2 stanze e siamo sui 600 euro più le spese condominiali. Quindi quanti metri quadri? Siamo all'incirca sui 50 metri quadri, un bagno, una palazzina diciamo tenuta bene, un immobile di 50 metri quadri con il bagno. Attualmente la disponibilità dell'affitto è solo questa, se no soli fondi commerciali o uffici, sempre comunque in affitto, però di civile abitazione abbiamo solo questo immobile. E quanta richiesta c'è di affitto? C'è tantissima richiesta di persone che cercano in affitto, ma purtroppo c'è poca offerta, quindi ci sono poche case e pochi immobili attualmente in affitto. Attualmente i prezzi quali sono? Per esempio una coppia giovane che desidera andare in affitto in un bilocale a Prato. Una coppia giovane che desidera andare in affitto in un bilocale a Prato deve spendere all'incirca su 600-650 euro mensili, oltre alle spese condominiali. Per un bilocale, se si sale sui 3 vani, 3 vani e mezzo, 4 vani, anche 800 euro. Diciamo che a fronte di una spesa di 600-650 euro più le spese condominiali, quindi si arriva sulle 700-750 al massimo, si consiglia di fare una simulazione magari di mutuo, perché magari con l'importo che loro andrebbero a pagare per una casa in affitto probabilmente riuscirebbero a acquistare un immobile prendendo un mutuo, insomma. Da addetti ai lavori, come vi spiegate questa estrema carenza di appartamenti in affitto a Prato? Ma diciamo che comunque vada, oggi i prezzi sono abbastanza alti, quindi che cosa succede? Che alcune persone preferiscano orientarsi a affittare a persone di nazionalità cinese, perché comunque vada sono in grado di pagare una cifra più alta rispetto magari a quello che potrebbe essere un italiano. E offrono maggiori garanzie ai cittadini cinesi rispetto agli italiani come inquilini? Sicuramente maggiori garanzie e soprattutto riescono a coprire anche una cifra che magari un proprietario, ecco, si trova in più rispetto magari a quello che potrebbe offrirgli un italiano, anche sul fatto che c'è la teoria che comunque vada gli italiani pagano qualche cosina a meno, comunque vada o più tardi o comunque sono un po' in difficoltà a arrivare a fine mese, mentre c'è la diceria, diciamo così, che con i cinesi questa problematica non sussiste, perché loro pagano a fine mese puntuali e questo problema non c'è, oltre al fatto che poi quando vanno via trovano loro magari chi entra al loro posto, quindi questo riduce anche l'offerta degli immobili ad oggi, insomma, su Prato. Insomma, prezzi alti, poche case, i proprietari che ovviamente vogliono certezze, alla luce di quello che abbiamo sentito è un'impresa oggi trovare una casa in affitto, assessore.
Sì, questa è un'emergenza, l'emergenza principe della nostra città nell'anno 2023, assieme all'integrazione reddituale che poi si lega anche alle difficoltà della ricerca dell'abitazione. Una serie di cause in questo momento nefaste conducono ad una situazione di estrema difficoltà. Credo che anche che si debba iniziare un po' a comprendere che è cambiato completamente anche le modalità d'accesso alla casa anche per le giovani per le coppie più o meno giovani, nel senso che non c'è più la disponibilità economica per l'acquisto per la stragrande maggioranza delle famiglie. Cioè l'affitto sarà, dal mio punto di vista, il punto di arrivo o quantomeno il punto di arrivo iniziale per le famiglie che si vogliono costituire. I ragazzi non hanno più quella dote che potevano consentire perlomeno fino a 10-15 anni fa di acquistare un'abitazione. Quindi la considerazione faceva il titolare dell'agenzia immobiliare è legata al fatto che uno va in affitto perché non ha le garanzie bancarie o creditizie per l'acquisto dell'abitazione. Quindi probabilmente la persona c'è anche andata in banca a chiedere un mutuo, però cioè, diciamo che converrebbe economicamente, però poi non ci sono le condizioni per molte persone. Quello che noi dobbiamo fare, e dobbiamo farlo come istituzioni, come terzo settore, come città tutta, è quella di concentrarsi per riuscire a superare questa differenza fra la domanda e offerta e per mettere in campo una serie di strumenti che possono garantire ai nostri cittadini il diritto all'abitare, perché questo è l'elemento, è un elemento determinante per una vita adeguata nel quotidiano. Ed è il lavoro che stiamo facendo, abbiamo messo in piedi in questi anni e che nel 2023 vogliamo concretizzare ancora di più. Poi entriamo anche nei particolari di questo. Intanto volevo chiedere a Borselli del Casolare, anzitutto, se ci ricorda cosa fa questa associazione che è nata, no, in seno alla Caritas 25 anni fa. Allora, l'associazione Casolare è un'associazione di volontariato iscritta al RUNS, al registro del terzo settore, che opera nell'affittare case che noi prendiamo in affitto, quindi subaffittare case che noi acquisiamo in affitto a famiglie della fascia grigia, cioè sono quelle persone, quelle famiglie che hanno sì un reddito, ma non è sufficiente, però non hanno la garanzia al proprietario, non possa andare la garanzia al proprietario. Dunque voi fate da garanti in sostanza. Sì, siamo, diciamo così, noi siamo regolari nel pagamento, noi siamo regolari in tutto, certo. E ci accogliamo noi le varie problematiche che ci possono E come essere. Li reperite questi alloggi sul mercato, visto che come abbiamo sentito dal servizio Le reperiamo tramite le amicizie, tramite le conoscenze, tramite i vari appelli che ci possano essere, anche tramite la curia oppure le parrocchie che ce lo possano dare in gestione questa tipologia di abitazioni. Di abitazioni ne servirebbero tante, soprattutto non nell'ambito dell'edilizia popolare, come abbiamo detto prima, lo abbiamo ricordato tante volte, Prato insomma meriterebbe probabilmente numeri più importanti. Ad oggi quante sono gli alloggi popolari disponibili sul territorio? Gli alloggi ERP sono circa 1800, se non sbaglio sono 1810. Quando dico ERP sto parlando proprio di alloggi d'edilizia popolare. E poi ovviamente vi è anche un numero a disposizione di alloggi, quelli ad affitto calmierato, però è un numero esiguo, ecco, rispetto, si sta parlando di ulteriori qualcosa che supera, ecco, i 100 alloggi. Però ecco, concentrandosi sul tema invece proprio dell'edilizia popolare, 1800 sono assolutamente insufficienti per il nostro territorio. Pensiamo che la graduatoria, no, che sulla base della quale attualmente sono cominciate da parte dell'ufficio casa le assegnazioni, vede addirittura 1190 aventi diritto. Le domande addirittura
addirittura erano 1600, no? Tanto per riprendere appunto quello appena detto, quindi questo significa che ci sono ulteriori 400-450 nuclei familiari che non hanno i requisiti per l'accesso alla casa popolare, ma che di una casa hanno bisogno, non certo. C'è ombra di dubbio. Si sta parlando di quella fascia grigia di cui parlavamo, che purtroppo non ha il requisito per entrare nella casa popolare, ma non è neanche così, diciamo, ricca da poter andare sul libero mercato. Ma ci vorrebbe almeno il doppio delle case oggi a disposizione. Ma tranquillamente, ecco, il doppio, tranquillamente. Ecco, e di queste 1800 voi avete effettuato un censimento anche per recuperare, ad esempio, e le chiedo anche quante sono, no? Quelle case che attualmente non sono occupate perché sono state non sono più assegnate, sono state tolte perché magari l'inquilino appunto non vi abita più. Allora sì, noi abbiamo, è un censimento concluso proprio in questi giorni, e noi abbiamo circa in questo momento 150-160 alloggi, e questi alloggi sono alloggi su cui purtroppo noi dobbiamo fare dei lavori, perché quando ci vengono restituiti gli alloggi non è che sono nella solita condizione con la quale noi, ecco, li consegniamo. Allora, consideriamo il numero è abbastanza alto, perché nell'ultimo anno non ci sono state le assegnazioni, perché dovevamo aspettare ovviamente l'uscita, che l'ufficio casa concludesse le operazioni per stilare la nuova graduatoria. E proprio in questi giorni, ecco, ma di questo sicuramente l'assessore parlerà meglio di me, sono iniziate le assegnazioni. Quindi abbiamo già, e questa è una buona notizia, un numero di case pronte. Si sta parlando di circa 30 disponibili nell'immediato, ma di qui a luglio perlomeno altrettante, ma qualcosa di più. Quindi già c'è una buona disponibilità, diciamo, di qui nel breve periodo. Per quanto riguarda quelli della domanda iniziale, cioè questi circa 150 vuoti, vi è ovviamente un programma di investimento che, ahimè, non riguarda tutti, perché per poter lavorare su tutti ci vorrebbe il finanziamento, ecco, per tutti questi alloggi, però ne riguarda perlomeno una metà, ecco, di quelli che abbiamo, che nell'arco dovrebbe essere nei prossimi 2 anni, ecco, dovrebbero essere assegnabili. Certamente noi stiamo facendo di tutto per accelerare i tempi, per spendere al meglio i finanziamenti disponibili, e questo proprio nell'ottica di poter recuperare il maggior numero di case possibili. Assessore, a proposito appunto del bando riguardante gli alloggi popolari, a che punto siamo con l'assegnazione, la consegna delle case? Allora, l'assegnazione è partita alla fine del mese di dicembre. Noi abbiamo in questo momento assegnato 12 appartamenti ad altrettante famiglie. Siamo in grado di arrivare ai 30 appartamenti a cui faceva riferimento la Presidente entro la fine del mese di febbraio. Il nostro obiettivo è quello di raggiungere entro il 2025, 31/12/2025, l'assegnazione di circa 200 appartamenti. Questi sono numeri credibili, oltre sarà estremamente difficile andare, anche se l'obiettivo nostro è di EPP è quello di mettercela tutta e trovare più risorse possibili per incidere anche nelle ristrutturazioni e nella messa a disposizione di quanti più appartamenti possibili. Poi mi faccio dire un altro aspetto che va evidenziato, che è quello legato a un concetto. La casa popolare è una casa che non viene affidata dal sindaco alla famiglia, ma è la comunità pratese che affida un bene necessario, che in una parte della vita diventa un diritto. E però la vita cambia, in alcuni casi da un punto di vista reddituale anche in meglio, ed è bene che sia introdotta il principio per cui il possesso della casa, in questo caso dato dalla comunità, è temporaneo. Noi abbiamo più di 50 situazioni fra case ERP e
alloggi di emergenza, più di 50 situazioni che non hanno più i requisiti patrimoniali per la permanenza. Ecco, stavo per chiedere proprio questo, se noi avete fatto queste verifiche? No, l'abbiamo fatte, certo l'abbiamo fatte queste verifiche, è estremamente difficile, come estremamente difficile ogni procedura di sfratto, però è estremamente imbarazzante anche per chi ha determinati conti correnti insistere nella permanenza. Quindi dunque ci sono 50 nuclei che non avrebbero diritto, esatto, a rimanere in una casa popolare, che attualmente sono ancora lì però. Noi, e su questo vorrei che ci fosse un segnale chiaro, cioè l'amministrazione farà tutto quanto è necessario da un punto di vista legale per riottenere il bene e per metterlo a disposizione ad altre famiglie che hanno diritto, come i concessionari attuali, a vivere una vita adeguata. Quindi non è più possibile accettare questa modalità. La legge regionale, la 2 del 2019, introduce i controlli biennali. I controlli biennali saranno fatti con scrupolosità. Qui non abbiamo a che fare con uffici o istituzioni sorde o che non capiscono l'inopportunità e la ragionevolezza. Quindi noi questi aspetti li capiamo, capiamo tutto, non vogliamo assolutamente adoperarci attraverso la forza, ma vogliamo far passare il principio che il possesso di una casa, se non ci sono più i requisiti, certo, è un furto nei confronti della comunità. Nei confronti della comunità, quindi noi faremo tutto quanto è necessario. Anche come perché stiamo poi, già insomma, facendo. Sono numeri importanti, non risolvono il problema, però 50 qua, 150 circa di case da recuperare perché attualmente sfide, insomma si comincia a parlare di numeri che sicuramente... Come mi lasci dire, un'altra questione, al di là dell'amorosità incolpevole, l'amorosità incolpevole... Come può capitare a tutti, si perde il lavoro... Anzi, sull'amorosità incolpevole... Noi dobbiamo avere degli strumenti più adeguati da un punto di vista normativo per restituire le risorse all'ERP, per restituire le risorse all'Agenzia che della Casa, che si fanno carico. Che si fanno carico. Non abbiamo bisogno di questo, l'abbiamo detto all'assessore regionale competente. Però poi c'è una morosità che non è incolpevole e che anche quella è grida vendetta in questo momento storico. Noi non possiamo permetterci di fare a meno di risorse e chi può deve pagare l'alloggio pubblico, chi può, troppo spesso questo non accade. Lucrezia. Sì Giancarlo, io stavo per l'appunto facendo una simulazione di mutuo, perché stando dietro anche a quello che ci diceva l'agenzia immobiliare, che a volte consiglia anche alle giovani coppie di fare una simulazione per vedere quanto andrebbe a spendere di rata rispetto ad un affitto. Ci sono molti siti su cui si può fare autonomamente, io ho messo 120.000 euro come importo di mutuo contando un bilocale nel comune di Prato, guardando un po' di prezzi, con 25 anni appunto di mutuo, un tasso fisso a 3,50, se ne trova anche a meno, comunque non tanto di meno in questo periodo, e viene una rata di 601 euro, quindi effettivamente un mutuo sembra convenire rispetto all'affitto. Certo, come diceva il vice sindaco Faggi, c'è un tesoretto iniziale che molte coppie, molti giovani non hanno, ma neanche famiglie, poi quindi le garanzie meno, che mancano iniziali. I requisiti per poi accedere di fatto a un mutuo. Prima del prossimo servizio, legandoci un po' a quello che diceva Lucrezia, nel campo dell'edilizia popolare c'è la possibilità di riscattarlo, un alloggio da parte di chi ci vive? Diciamo che la domanda mi coglie preparata, perché per l'appunto la Regione ha riaperto in questo momento il piano vendite. Allora, diciamo, non parliamo più di riscatto come un tempo, però la Regione ha questa possibilità, che è quella di aprire un bando che è un piano vendite. In questo momento ha riaperto in realtà un piano del 2014. E all'interno di questo piano è possibile poter comprare il proprio immobile. Bene.
E, ovviamente l'acquisto è un acquisto, diciamo, agevolato, quindi che tiene conto, prevede uno sconto sullo stesso acquisto, prevede anche una decurtazione in base all'anzianità, ecco, dell'alloggio, in base anche da quanto tempo è stato occupato l'alloggio. E, le do anche dei numeri, ecco, nello scorso piano vendite il costo medio di un alloggio popolare era di 70.000 euro, quindi ecco, rispetto al mercato ovviamente un prezzo assai più conveniente. Certamente c'è anche da pensare che le persone, gli assegnatari che stanno nei nostri alloggi hanno dei redditi normalmente bassi, quindi anche un acquisto da 70.000 euro è un acquisto significativo. È previsto comunque anche un sistema di rateizzazione per l'acquisto dello stesso da fare direttamente con noi, e quindi ecco, questo agevola moltissimo la possibilità di acquistare il proprio immobile. Ecco, avete ipotizzato quanti potrebbero essere questi alloggi da mettere sul mercato, per così dire? Allora, noi immaginiamo che siano circa 200, lo può comprare solo l'assegnatario, certo. Ovviamente, però le dico anche questo, lo scorso piano vendita ha raccontato che solo in 7, ecco, sono riusciti a acquistare il proprio alloggio. Ecco, c'è una novità, questa l'aggiungo in questa riapertura del piano vendite, che ci è consentito anche poter vendere in questo caso con un'offerta invece sul libero mercato, e probabilmente sarà un'asta, anzi sicuramente sarà un'asta, è possibile vendere quegli alloggi che si trovano in cattive condizioni, che quindi prevederebbero un impegno economico troppo importante da parte dell'amministrazione per andare a recuperarli. Allora in quel caso noi possiamo metterli in vendita, non saranno moltissimi perché è comunque un patrimonio ERP, e il ricavato quindi potrà poi andare in un fondo da destinare nuovamente a quello che si chiama il Lode Pratese, che non è altro che la provincia di Prato, e quindi poter essere reinvestito o per l'acquisto di nuovi alloggi o per il recupero di altri. E un po' l'idea sarebbe quella, no? Cercare di venderne questo numero, pensare di ricavare una cifra che ci consenta di andare, certo, ad agire proprio su quegli alloggi di cui parlavamo prima, e quindi offrirne di più. Prima di tornare da lei, Borselli, vediamo il prossimo filmato che lascio presentare a Lucrezia, che tra l'altro è una testimonianza significativa, no? Proprio da parte di una persona che ha attraversato una fase delicata proprio nella ricerca dell'alloggio, e che grazie proprio al casolare, no? Grazie, esattamente, che grazie al casolare poi è riuscita a trovare un alloggio in affitto. È una storia che la vedremo tra poco, però ti dico subito, Giancarlo, che mi ha colpito molto, perché è una storia in cui si nota che la tipica sfortunata serie di coincidenze che può capitare nella vita di tutti porta una serie di difficoltà come quella di perdere la casa. Cioè, siamo in quella fascia grigia che dicevamo poco fa, insomma. Una testimonianza molto efficace, guardiamola. Lei il problema casa l'ha vissuto sulla sua pelle, ci può raccontare la sua storia? Allora, io circa 6 anni fa, nel 2016 per l'esattezza, fino a quel tempo lì, io avevo il mio lavoro regolare in una pizzeria, quindi la mia casa in affitto che pagavo regolarmente e tutto andava bene. Poi questo lavoro io l'ho perso per una serie di scelte da parte dei vecchi proprietari di questa pizzeria, che hanno venduto, e i nuovi proprietari, senza entrare in tanti dettagli, hanno deciso di licenziarmi. Da lì, anche se c'è stato un licenziamento senza giusta causa, ho trovato grosse difficoltà a poter trovare lavoro, perché passato i 35 anni, finisce l'apprendistato e quindi diventa veramente difficile trovare un impiego nella ristorazione fisso con un tempo indeterminato. Dopo varie vicissitudini ho cominciato a lavorare saltuariamente per diverso tempo. Però comunque, nonostante questo,
cioè io andavo avanti, riuscivo a raccattare il mio stipendio senza fare grossi grandi cose, però insomma riuscivo ad andare avanti. Da poi a ottobre del 2021 i miei padroni di casa mi hanno dato comunicazione che non mi avrebbero rinnovato il contratto di affitto, che sarebbe scaduto a giugno del 2022, semplicemente perché volevano vendere. Non c'era niente di morosità, non c'erano problemi fra me e loro, assolutamente, semplicemente loro volevano venderla questa casa. E quindi ho cominciato a mettermi in cerca seriamente di una nuova casa e lì sono cominciati i dolori, perché mi sono resa conto che era molto più difficile di quello che pensavo. Sicuramente il mio lavoro saltuario, quindi poche garanzie, sicuramente non aiutava la ricerca. Però c'è anche proprio una grossa chiusura, diciamo così, da parte di chi ha delle case da poter dare in affitto, di venire incontro anche alle persone, cioè vogliono delle garanzie a volte esagerate, cioè io ho trovato anche, ho visto anche di case che chiedevano per un affitto di 550 euro al mese 2.200 euro minimo di stipendi, perché poi dipende anche molto da che tipologia di casa prendi. Se cerchi una casa come serviva a me, avendo un figlio anche grande, quindi una casa con due camere da letto per avere un po' di privacy entrambi, a quel punto gli stipendi sono anche due richiesti, sempre a tempo indeterminato. Assolutamente, io avevo comunque chi poteva garantire. Avevo mio babbo con una pensione, ma non basta neanche quella, se almeno non hai una casa di proprietà. Quindi è entrata nel calvario della ricerca della casa, e quanto è durato? È durato praticamente un anno. Un anno difficile per lei? Estremamente difficile, perché a livello proprio emotivo ti devasta. Cioè solo chi ha provato una cosa del genere può capire. Perché si dà molto per scontato il fatto che si va a casa, quando si finisce di lavorare si va a casa, si dà per scontato, ma non è scontato. A un certo punto io ho avuto a settembre il terrore di dovermi anche dividere da mio figlio, perché i suoi tempi erano quelli che erano, io dovevo assolutamente sgomberare la casa dove stavo, non trovavo un'altra casa, quindi ho detto mando mio figlio dalla nonna paterna e io vado in un affittacamere, cioè dove vado? Addirittura sono andata anche a telefonare ai residence, ma i residence ti tengono 3 mesi, non di più. Ad un certo punto lei ha deciso di rivolgersi all'associazione Il Casolare. Ci siamo rivolti all'associazione e di lì gli ho spiegato un po' tutta quella che era la mia situazione, mettendomi appunto in lista per un eventuale appartamento. Sono stata molto fortunata, perché dal momento in cui mi sono rivolta all'associazione, circa neanche un mese dopo, questo appartamento si è liberato, e quindi niente, dopo circa un mesetto, il 13 di ottobre, io sono riuscita appunto ad avere una luce in fondo al tunnel. Quello che vorrei dire, a parte dire anche alle istituzioni che comunque questo è un problema veramente grave e reale, soprattutto a Prato, che il comune che riesca anche a parlare, a portare questo in sede parlamentare, io non lo so quali possono essere i meccanismi perché questo problema venga risolto, ma vorrei fare un appello anche veramente ai padroni di casa, si possano magari avvicinare a questa associazione, com'è l'associazione Il Casolare, che non solo cerca di aiutare le famiglie in un momento di difficoltà, ma tutela molto anche il padrone di casa. Insomma, queste ci fanno capire, insomma, che è un dramma sociale che molte persone vivono e in cui molte persone, no, possono trovarsi dall'oggi al domani, basta la perdita di un lavoro e il rischio è questo, tra l'altro situazioni che poi vanno anche a minare, no, quello che è l'equilibrio psicofisico anche di una persona, familiare, di una famiglia, familiare, insomma, con tutto quello che ne consegue. Le chiedo innanzitutto, Borselli, quanti di casi come questi, ad esempio, voi seguite annualmente? Annualmente. Nel 2022, con la riapertura dopo la pandemia anche degli sfratti, a noi si sono rivolti più di 80, c'è stato fatto più di 80 persone e domande di richiesta di alloggio. Che vuol dire rispetto ai numeri tradizionali? Più del 50%.
veramente, molti uomini soli, molte donne con bambino sole, è veramente in difficoltà. E noi purtroppo con dei turnover minimi, tra i 6 e le 8 persone che escano e poi rientrano all'anno, non è che possiamo garantire grosse disponibilità. E noi veramente, come vi siete per noi attivati? Qual è il problema più grosso che avete incontrato? Come vi siete attivati? E se poi c'è questo, abbiamo sentito, no, fra i vari appelli che ha fatto la signora, quello anche rivolto, no, ai proprietari. Ai proprietari, noi possiamo, tra virgolette, garantire la serietà di un'associazione che non è poco, insomma, di 26, garantire il pagamento regolare. Nel pagamento regolare, non solo, ma anche dei benefici che un'associazione iscritta al RUNS e quindi un ODV del terzo settore ha nella iscrizione, nell'annuale del rinnovo del contratto. Forse bisognerebbe però abbassare un po' le pretese economiche. Sì, anche perché la fascia grigia ha dei termini più alto che di un certo numero di persone. Ma è sempre vero, insomma, che molti preferiscono tenerlo sfitto anziché ma affittarlo con certi canoni. Anche l'università, cioè, trovano la disponibilità molto veloce, la persona, il giovane ci sta un anno e poi va da un'altra parte. E quindi la casa, c'è un velocissimo ricambio di persone, la casa è abbastanza libera. Questo è uno dei problemi. Abbiamo sentito anche l'appello alle istituzioni, il Comune si attivi, faccia presente al Parlamento, al Governo. Lei proprio in questi giorni è intervenuto per sottolineare come ad esempio nella legge di bilancio ultima non ci sia traccia del fondo di sostegno affitto e di quello per la morosità incolpevole, ne parlavamo poco fa. Anzitutto le chiedo se dopo questo suo intervento ci sono state delle risposte, sono arrivate delle rassicurazioni. Poi ricordiamo anche queste due diverse, no, misure di sostegno che sono possibili grazie appunto a questi fondi. No, noi non abbiamo avuto alcun tipo di segnale da parte del governo né da parte dei parlamentari pratesi che sostengono il governo e quindi di maggioranza in queste settimane. Quello che è accaduto è una vera e propria bastonata alle difficoltà che la nostra città ha una bastonata alle famiglie che potevano utilizzare il rimborso di fatto di una parte degli affitti annuali con delle cifre che per qualche famiglia superavano abbondantemente 2.000 euro, quindi si tratta di 2-3 affitti che potevano essere restituiti nelle tasche dei cittadini pratesi. In questo caso noi assistiamo ad un fatto politico importante, cioè il fatto che questo governo decide di aumentare le accise sulla benzina e quindi paragona in modo completamente omogeneo il costo della benzina per una persona che magari è proprietaria di una società di calcio rispetto a una persona che fa fatica a pagare l'affitto. Poi questo governo rateizza quanto dovuto all'erario al presidente della squadra di calcio, perché questo è stato fatto, e toglie le risorse che tramite la regione arrivavano ai comuni per il bando affitto. Quindi questa è una scelta politica evidente, una scelta che va contro gli interessi, in questo caso della nostra città, e che rispecchia una modalità, una filosofia politica che io riconosco, che è una filosofia politica ma questo prettamente di destra. Qual è l'impatto per Prato? Nel senso, l'impatto significa per Prato, che voi non potrete fare no, questo significa, bandi. Questo significa che su 900 domande ammesse nel 2022 tutti avranno, stiamo parlando del fondo sostegno affitto, bene, su 600, su 900 domande
se noi 600 di queste 900 domande erano state finanziate attraverso i fondi nazionali. Uh-huh. Quindi questo significa che il Comune di Prato ci metteva 250.000 euro. Questo significa che l'amministrazione comunale dovrà trovare le risorse per garantire il più possibile la restituzione di quanto il governo ha tolto nel 2023. Quindi ribadisco perché è importante, nel 2022 tutte le famiglie hanno fatto e sono state ammesse, avranno le risorse perché si sta parlando di quest'anno. Quest'anno, se non arrivano degli interventi adeguati, li dovete trovare voi negli angoli del bilancio, li dovremmo trovare noi, e questo è un aspetto onestamente deleterio. Mi faccia dire l'ultima cosa, se posso, sulla questione dei proprietari. Io credo né noi né tantomeno il casolare ha intenzione di demonizzare i proprietari, perché in alcuni casi, anche normale, insomma, in alcuni casi l'affitto per un nucleo familiare allargato è un'integrazione al reddito e ci consente di arrivare alla fine del mese. Quindi, diciamo, tutto va riportato nelle condizioni attuali, e quindi è giusto che i proprietari abbiano non è una guerra, giuste, assolutamente, sta fatto bene a sottolineare, non è una guerra fra proprietari e inquilini, anche se poi vedremo nel corso della trasmissione che comunque forse qualcosa si potrebbe limare nei rapporti. Giancarlo, sull'argomento ci ha scritto ora Filippo Mannelli, presidente provinciale della Federazione Italiana Agenti Immobiliari Professionali Collegio di Prato, che dice: purtroppo l'argomento affitti è molto delicato e non è di facile soluzione. I proprietari, specialmente negli ultimi anni, hanno avuto molte difficoltà nel riappropriarsi degli alloggi. Borselli ha centrato il punto: gli studenti, un po' come i turisti, danno più garanzia di riconsegna. E ci ha scritto anche un'altra cittadina: buonasera, mio figlio ha 33 anni, laureato e professore in una scuola, si è rivolto a diverse banche per chiedere un mutuo e non gli viene dato perché i requisiti non sono sufficienti, il suo lavoro deve essere fisso, così vive con me, sono sua madre, ho una pensione e abbiamo preso in affitto una casa a 750 euro, il suo stipendio è di circa 1500 euro. Un po' quello che dicevamo poco fa, no? Una testimonianza di quello che abbiamo raccontato fino a poco fa. Andiamo un attimo in pubblicità, poi ripartiamo da De Marzi, perché vogliamo parlare anche e sentire un po' quelli che sono i progetti attualmente in campo, i cantieri aperti, quelli che verranno attivati proprio per aumentare per quanto possibile, no, il numero, come dicevamo prima, degli alloggi popolari da mettere a disposizione della cittadinanza. Fra poco. Ed eccoci nuovamente insieme ai nostri ospiti. Ripartiamo da Marzia De Marzi, presidente di EPP. Le chiediamo a che punto sono i vari cantieri attivati in città, cioè dei ricordi, proprio per aumentare il numero di alloggi popolari da mettere a disposizione di chi ne ha bisogno. Parto dal nostro grande cantiere, che è il cantiere di Viale Ferraris. È un cantiere oramai in via di ultimazione, sono 32 alloggi, peraltro alloggi estremamente belli e con un'efficienza energetica veramente esagerata, importante. E, lì abbiamo 32 alloggi e la fine dei lavori è prevista ora per il luglio 2023, quindi ecco, siamo prossimi. Poi siamo ripartiti con un cantiere che per tanto tempo è stato fermo, che è il cantiere di via Bologna. Non so, ecco, è un edificio, direi, con una valenza storica. Lì abbiamo un'altra decina di appartamenti. Proprio in questi giorni abbiamo fatto l'aggiudicazione della gara, il 29 di dicembre, lo ricordo perché eravamo nelle feste, abbiamo firmato il contratto con l'impresa e finalmente anche lì siamo partiti. Poi siamo riusciti anche lì, insomma, è stata un'operazione importante che ci ha dato soddisfazione, a concludere un acquisto sul territorio di Montemurlo. Purtroppo tra l'atto preliminare e il definitivo era intercorso il fallimento del venditore, quindi è stato un po' complicato portare in fondo l'acquisto, però ecco, ce l'abbiamo fatta in collaborazione
con il comune di Montemurlo. Anche lì ci sono una decina di appartamenti, una zona peraltro molto bella, belli anche gli appartamenti. Purtroppo sono stati un po' fermi, quindi in questo momento stiamo facendo le verifiche per far ripartire le caldaie, fare quelle manutenzioni necessarie appunto per poter consegnare gli alloggi in perfetto stato, perché una cosa importante è che noi quando diamo gli alloggi sono perfetti, in particolar modo gli impianti devono essere efficienti a norma. Quindi ecco, è un po' quello il lavoro che stiamo facendo su Montemurlo, però è un lavoro veloce. E un altro, in questo caso è un cantiere finito, siamo nel territorio di Poggio a Caiano, è l'ex Tinaia lì, e è un acquisto curato dal comune di Poggio a Caiano che sta per conferire questi appartamenti nel patrimonio ERP, perché ecco, ci deve essere questo passaggio con il quale appunto vengono conferiti a noi. E poi ovviamente quelli che avevamo detto prima, cioè tutti gli alloggi cosiddetti di risulta, su cui noi appunto stiamo lavorando e ci stiamo programmando. Vorrei anche aggiungere, tanto per non dimenticare, che in questo momento FPP sta lavorando a un grandissimo programma di manutenzione dell'esistente, perché non è che il nostro lavoro si esaurisce con la consegna dell'immobile. Certo. Noi abbiamo anche un patrimonio che in molti casi è un patrimonio vecchio e che ha bisogno quindi di interventi. Abbiamo avuto questa grande fortuna di poter accedere al fondo complementare del PNRR, e a Prato sono destinati oltre 6 milioni di euro. Noi in questo momento stiamo aprendo cantieri, anche lì stiamo finendo, in qualche caso abbiamo già completato le gare, perché lo abbiamo suddiviso in più lotti anche per poter andare più veloci poi nella consegna di questi cantieri. Gli altri appunto sono in apertura e saranno cantieri che di qui al 2026 saranno completati, quindi anche un grande lavoro, un grande intervento di manutenzione. Consentitemi di dire un po' anche sulla scia di quello che è già stato detto, che nel campo dell'edilizia dell'ERP in questo momento mancano quelli che si chiamano fondi strutturali, e questa cosa un po' a noi ci preoccupa, nel senso che gli interventi che stiamo portando avanti ora sono, afferiscono tutti a leggi in via d'esaurimento. Abbiamo un'importante legge nazionale, ma che dice in prospettiva non ci sono risorse possono far pensare anche a nuovi interventi di questo tipo, e questo è un grosso limite. Allora, in questo momento noi non lo sentiamo, per capirsi, però io sono preoccupata, perché bisogna sempre anche avere una visione di lungo periodo. Quindi in questo momento noi abbiamo una programmazione che arriva al 2026, però sarebbe importante ad oggi poter capire quali sono i fondi futuri per potersi programmare successivamente. Certo, i tempi insomma non è che sono così, no? No, non sono nella progettazione, nella realizzazione di... No, tra il momento addirittura noi abbiamo delle situazioni, prenda per esempio Viale Ferraris, afferisce a un finanziamento del 2011, noi abbiamo dei tempi biblici, certo, per l'erogazione. Si incontrano incidenti di percorso, non sono mancate anche in quel caso. Anche in quel caso non sono mancati, quindi è importantissimo, visto che i tempi sono questi, è importante lavorare ora affinché in futuro, per il futuro, sia possibile appunto attingere alle risorse. Giancarlo, io sto facendo una ricerca, perché abbiamo sentito la signora che abbiamo intervistato nella testimonianza caldeggiare le istituzioni per possibilmente avere una soluzione anche a livello nazionale. Mi sono chiesta, in Europa, nei paesi, negli altri paesi europei, c'è una soluzione, ovvero un tetto agli affitti? E la risposta è sì. Ovvero, in Portogallo il governo socialista di Antonio Costa ha previsto per il 2023 un tetto all'aumento degli affitti che non possono aumentare più del 2%. Un caso analogo c'è in Francia, in cui questo tetto è fissato al 3,5%. In Spagna addirittura c'è proprio un tetto limite agli affitti nelle cosiddette zone stressate. La misura fa parte di una legge più ampia sulla casa, che prevede sgravi fiscali del 90% per i piccoli proprietari che abbassano il canone mensile e anche una maggiore tassazione sulle case sfitte. E poi c'è la Germania, dove addirittura è stato fatto un referendum nel 2021
per chiedere ai tedeschi se appunto volessero procedere con l'espropriazione di 200 alloggi alle grandi società immobiliari per fermare la speculazione. Ha vinto il sì con una larghissima maggioranza, però era un referendum consultivo, quindi sono ancora a discutere su come attuare la volontà popolare, quindi non solo in Italia si discute per anni. Come dire, no? Il prezzo lo fa il mercato, però in questo caso c'è anche chi decide di intervenire per porre un freno, no? a questo aumento dei prezzi. Sì, lei sarebbe favorevole a un intervento? Sì, assolutamente sono favorevole e sono anche consapevole che in momenti eccezionali come questo è bene che il pubblico faccia la sua parte, quindi intervenga per riequilibrare disuguaglianze sostanziali. Io credo anche che alcune iniziative anche sul nostro territorio, faccio riferimento al social housing come interventi di costruzione di alloggio che sono funzionalizzati all'affitto calmerato, esperienza che in Prato c'è già attraverso anche se la proprietà un po' delle fermata, no, a livello di abbiamo concluso il progetto in via di Gello ormai pochi mesi fa con 72 appartamenti, ripartirà quello accanto. Credo che quella sia un'altra strada che va nella direzione di calmierare, cioè costruire alloggi con affitti del 20-25% più bassi per le famiglie, appunto, sono quella fascia di reddito che veniva detto prima. Quindi questo è un elemento importante. C'è una domanda per lei, è arrivata ora da un cittadino, si chiama Francesco. Ma il comune non potrebbe fare da garante per le persone che non possono assicurare di pagare l'affitto con regolarità? In questo modo il padrone di casa si sentirebbe più tranquillo e non ci sarebbero casi come quello della signora di prima. Allora, la questione è, è un po' quello che dicevo prima. Allora, noi dobbiamo avere gli strumenti giuridici per consentire di entrare, che in questo momento non ci sono, per consentirci di entrare nella dinamica proprietario-conduttore. Il rapporto che abbiamo molto stretto con il casolare serve proprio a questo, immagino. Serve a questo, e con il casolare abbiamo intrapreso un percorso di coprogettazione per appunto progettare una modalità ancora più innovativa e pensare alle modalità di costruzione di un fondo di garanzia che serva da volano per rassicurare nei modi e nei termini che diceva il signor Francesco. L'amministrazione comunale non può farsi fideiussore con i soldi pubblici direttamente, ma deve creare le condizioni perché tra la parte privata e la parte pubblica vi sia un meccanismo per cui nei fatti questo accada. Morselli. Sì, è una coprogettazione che stiamo andando avanti, c'è stato i primi incontri, ce n'è stato un paio di incontri e stiamo proprio valutando alcune forme che esistano già in altre zone. Vediamo, perché non è facile trovare questa soluzione della creazione di un fondo e per poterlo fare bisogna, a questo punto parlo come da bancario che ho fatto per 41 anni, bisogna trovare delle forme ben precise, certo, per poter accedere a tutte e garantire chi di dovere, ecco. Abbiamo detto prima, no? Non è una guerra fra proprietari e inquilini, no, anche se ci sono delle distanze, permangono soprattutto su alcuni temi, come emerge anche da questo servizio, da queste interviste che abbiamo raccolto con Laura Grandi del SUNIA Firenze Prato e Anna Maria Chiappinelli, presidente invece dell'UPPI Prato. Vediamo. A Prato la situazione nel 2022 vedeva una città con affitti molto alti e si avvicinavano quasi a quelli di Firenze, e all'inizio del 2023 non si può dire certo che la situazione è cambiata. Questo è un territorio dove il mercato delle locazioni parte da affitti a livelli molto alti, si parte da cifre da 700 euro in su,
non c'è niente che riesca a mitigare questa situazione che rende sempre più difficile per i cittadini pratesi poterla sostenere. Gli affitti a Prato effettivamente sono alti. Ora direi che non sono alti quanto a Firenze, quello no, però comunque sono affitti considerevoli, ma semplicemente perché la legge di mercato dice che se gli immobili messi a disposizione sul mercato sono pochi, inevitabilmente i prezzi salgono se la richiesta è maggiore, ma anche perché il proprietario, diciamo, quando affitta deve tener conto anche della tassazione che incide molto sull'immobile e in particolare l'IMU è una tassa che noi abbiamo sempre considerato ingiusta perché è una vera e propria patrimoniale che viene applicata anche nel caso in cui l'immobile non produce reddito. Una città come Prato, dove gli affitti sono molto alti e dove ci sarebbe la necessità di un mercato di affitti a prezzi concordati che danno la possibilità al proprietario di usufruire della cedolare secca al 10%, ma anche agli inquilini di avere affitti veramente bassi, ecco, Prato è l'unica città della Toscana che non ha gli accordi territoriali rinnovati, quindi vige ancora un sistema del 2004 che si può dire obsoleto, ma soprattutto non in linea con quelli che sono i canali concordati e calmierati. Questo purtroppo è dovuto alla difficoltà di trovare un accordo con le controparti, con l'associazione dei proprietari, che fino ad oggi hanno impedito che questo canale virtuoso di affitto potesse essere a Prato anche vigente. Teniamo conto che la cedolare secca sui contratti agevolati è al 10%, la cedolare secca con i contratti liberi è al 21%, per cui si fa presto il conto, cioè che se il canone agevolato è molto più basso rispetto al canone di mercato, in ogni caso al proprietario conviene fare il canone libero. Quindi il problema degli accordi è che non sono stati rinnovati perché, diciamo, le parti hanno portato avanti delle posizioni differenti. C'è la necessità appunto di rivederli questi accordi, ma non possiamo assecondare la richiesta degli inquilini che pretendono di abbassare i prezzi del 2003, cioè di 20 anni fa, di abbassarli di oltre il 20%. Non è verosimile che si possa accettare un accordo del genere perché l'Istat solo dell'ultimo anno è dell'11,3%. Insomma, abbiamo sentito Prato, l'unica città della Toscana in cui questi accordi territoriali per gli affitti agevolati sono fermi al 2004, ma il Comune ha provato a fare da mediazione? No, guardi, allora, io penso che questo è l'anno in cui anche questo tipo di diatriba troverà soluzione, perché io penso e sono certo che le parti si renderanno conto che non è più tempo di litigare su delle questioni che sono da tutti i punti di vista probabilmente legittime, guardando i punti di vista separati, ma in questo momento c'è la necessità di un punto di incontro. Ho parlato con i referenti dell'UPI giusto oggi, il SUNIA si appresta ad andare a congresso nella giornata di lunedì, subito dopo sarà anche mia cura provare a creare le condizioni perché si trovi un adeguato punto di caduta, considerando le specificità del nostro territorio, che non è Firenze, Prato è un'altra realtà che ha delle dinamiche in parti simili, in parti no, e che devono essere valutate con attenzione per trovare una giusta contemperazione dei problemi che ci sono. E ripeto, la parte pubblica può fare la sua parte se c'è anche una disponibilità complessiva delle istituzioni e delle rappresentanze sindacali che ci possono dare una mano in questo momento, e sono certo che ce la daranno perché la città altrimenti non comprenderebbe la situazione. Borselli, siamo quasi in chiusura, le chiedo, abbiamo sentito diversi appelli che sono arrivati anche nel corso della trasmissione, lei ne fa uno in particolar modo alle istituzioni con cui collaborate? Noi la nostra più grossa collaborazione è proprio col Comune. Il Comune
ci sentiamo, non dico giornalmente, ma quasi. E l'assessore sa benissimo a cosa parliamo e di cosa discutiamo. Noi diciamo altro che abbiamo come associazione nata dalle mura della Caritas, abbiamo bisogno di aiuti di qualsiasi genere, perché c'è veramente tantissime persone che non sanno, hanno difficoltà a scegliere, hanno difficoltà nella scelta, pago l'affitto o pago la bolletta, hanno queste grosse difficoltà. Infatti come Caritas e l'associazione Insieme per la Famiglia è stato creato quel fondo Buon Samaritano, certo. E la bolletta sospesa, qui rubo un attimo di tempo proprio per fare questo appello, dove viene data la possibilità di un aiuto abbastanza concreto e quindi le persone possano scegliere pagare la bolletta tramite questo aiuto e poi alla fine pagare anche. Insomma, c'è bisogno di fare sempre più rete su questo e forse anche, no, assessore, anche di coordinare meglio tutti gli interventi che ci sono sul territorio, perché sono tanti, li abbiamo sentiti. Sì, questo ci porta... C'è una regia complessiva alla fine, immagino, aspetti. Questo ci porta anche a una valutazione interna che abbiamo fatto e che sarà una proposta che arriverà nel Consiglio Comunale entro il prossimo mese, cioè un ripensamento complessivo del diritto all'abitare, dove viene creato un equilibrio, una regia sulle azioni che l'amministrazione comunale mette in campo, a partire da i progetti di accoglienza, ce ne abbiamo tre per le persone in estrema difficoltà, per passare all'emergenza alloggiativa come momento temporaneo ma non breve per avere un'abitazione, per arrivare all'ERP e quindi al diritto alla casa popolare, per arrivare alle valutazioni della collaborazione con l'agenzia casa per creare le condizioni di una facilitazione fra privato e conduttori, quindi fra proprietari e conduttori, per arrivare anche a replicare azioni legate al social housing e quindi a costruzioni di appartamenti funzionalizzati agli affitti calmerati. Una serie di strumenti che già adesso ci sono, che vanno coordinati e che saranno coordinati da un regolamento che sarà approvato, spero, dal Consiglio Comunale entro un mese. Oltre a questo, anch'io dico una grande iniziativa che è scaturita dall'idea e dalla passione del Vescovo, che è quella di creare una rete di persone che si sono messe intorno a un tavolo per discutere di cosa è necessario fare nell'immediato, per entrare immediatamente nel conflitto, e quello che è emerso da quel tavolo sono appunto i due temi principali, che sono l'integrazione al reddito e il diritto all'abitare. E il Buon Samaritano incide sul reddito, il diritto all'abitare necessita ancora di più di un aiuto e di una buona volontà da parte della città e da parte di chi può mettere a disposizione degli alloggi che, tramite anche l'esperienza del casolare, possono essere messi a disposizione e creare comunque reddito. Siamo in chiusura, un'ultima domanda anche per De Marzi: abbiamo parlato di tanti progetti, ce ne sono anche altri, no, che portate avanti dai PP, che guardano in questo caso anche a situazioni un po' particolari ma non meno importanti sul fronte del sociale. Ad esempio, penso a un intervento specifico, se ce ne vuole parlare, che riguarda il dopo di noi, dunque tutta una serie di soggetti che poi non necessitano o comunque esprimono anche, no, il desiderio, perché no, di vivere in modo autonomo, seppur con la necessità di avere un sostegno.
Sì, sono in questo momento, sono in fase di progettazione avanzata, alcuni progetti che vedono però la collaborazione, perché anche questo è un tema importantissimo, no? La collaborazione delle varie istituzioni, in questo caso vedono sì da una parte PP per quanto riguarda proprio, come diciamo noi, il mattone, no? Perché noi ci occupiamo di questo, ma diciamo il grosso di questa progettazione è sviluppato proprio dall'ufficio casa, quindi dall'assessorato alle politiche sociali in collaborazione con la società della salute. Si sta parlando di alcuni progetti che fortunatamente hanno anche dietro un grosso finanziamento, perché arriva dal PNRR, si parla di un finanziamento che è Missione 5, uno che riguarda appunto il dopo di noi, un altro che riguarda l'housing first, che quindi si rivolge invece alle persone proprio i cosiddetti senza tetto, quindi proprio una prima accoglienza. Per quanto riguarda quello accennato da lei, quello sul dopo di noi, di cui andiamo anche molto orgogliosi perché siamo riusciti insieme a tutti i comuni della provincia a individuare una serie di alloggi, quindi un progetto diffuso su tutto il territorio che ha proprio la volontà di andare a realizzare degli alloggi, di abitare condiviso, laddove la persona diversamente abile trova una propria autonomia e quindi può in qualche maniera lavorare su una progettualità che riguarda la propria vita. Quindi è un progetto che ci entusiasma, devo dire, ma soprattutto proprio perché siamo riusciti a mettere insieme tutti questi soggetti e quindi a poter sviluppare un progetto, ecco, che sia importante e che poi abbia anche la forza di durare nel tempo. È un progetto sociale, devo dire, prima ancora che edilizio. Certo. Io ringrazio i nostri ospiti, il Vice Sindaco Assessore alle Politiche Sociali Simone Faggi, Marzia De Marzi, Presidente del PP, Marco Borselli, Presidente dell'Associazione Il Casolare, Lucrezia Sandri, grazie Lucrezia, ovviamente tutti voi che ci avete seguito da casa, una nuova puntata di Parliamoci Chiaro che torna fra 7 giorni, giovedì prossimo, 21:20, come sempre in diretta su TV Prato per affrontare altre problematiche che riguardano la nostra città e non solo. Grazie e buonanotte.